Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con la politica. Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, annuncia che si ripresenterà alle comunali di primavera per portare avanti e concludere il lavoro amministrativo dei primi 5 anni di mandato. Il primo cittadino rigetta l'idea delle primarie avanzata dal suo partito, il PD. Ascoltiamo. Io penso che questa è una stagione in cui il centrosinistra sicuramente deve ripartire dalle amministrazioni locali, dai sindaci. A maggio ci sarà una grande tornata elettorale con oltre 4.000 comuni che complessivamente in Italia vanno al voto, significa uno su due. Penso che i sindaci uscenti siano i naturali successori di loro stessi rispetto all'esigenza di continuare un lavoro svolto, di perseguirlo e di appunto andare oltre, ed è questo per il quale io ho reso da tempo peraltro la mia disponibilità, la definizione anche di questa vicenda giudiziaria su cui personalmente non avevo mai avuto dubbi, ma vale sempre la regola di Trapattoni, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, insomma mi fortifica in questo intendimento. Ai primi di marzo ci sarà anche il congresso del Partito Democratico, meno male, e poi ci saranno le elezioni amministrative ed europee a maggio, per cui ritengo che ci sia una indicazione già chiara. Comunque, noi siamo sempre pronti al confronto, perché poi diciamo, il confronto sperabilmente dovrebbe essere sulle idee, sulle cose da fare, su quello che si è fatto e su quello che si vuole fare, perché poi il merito delle questioni resta sempre una materia scottante, ma insomma penso che ne valga la pena. Contribuire al miglioramento della qualità della vita del nostro territorio è lo scopo di Abruzzo Plastic Free, l'accordo tra Regione Abruzzo e Legambiente contro l'inquinamento da plastica. Vediamo. Questo accordo di programma con la Legambiente ha assolutamente una finalità, quella di cercare di liberare il più possibile dalla plastica la nostra regione, attraverso una serie di azioni che vanno dal potenziamento delle raccolte differenziate e attività di riciclo a quelle di sensibilizzazione dei cittadini nelle scuole, così nei confronti anche dei comuni che operano sul territorio con le raccolte differenziate, con i loro servizi, perché si raccolga più plastica e si elimini quello che è un fenomeno chiamato il marine litter, cioè la presenza di plastica nel mare che è veramente pervasiva. Pensate che nel mare il 95% dei rifiuti che vengono raccolti è plastica. Quindi abbiamo bisogno di affrontare con forti azioni questo problema per ridurre la presenza di questa importante frazione di rifiuto. Le azioni concrete per la riduzione della plastica sono essenzialmente la riduzione degli imballaggi e parte anche da un corretto stile di vita, quindi evitare imballaggi di plastica. Basti pensare all'esempio delle sagre, no? Quanto materiale usa e getta, forchette, plastica, patte di plastica vengono utilizzati. E ricorrere a materiale compostabile da questo punto di vista aiuta, anche perché il dato è in forte crescita esponenziale e quindi dobbiamo necessariamente intervenire per un'azione di riduzione. L'Associazione Nazionale degli Operatori Funebri, ANIFA, lancia l'appello ai candidati alle elezioni regionali. C'è bisogno di una riforma di settore. Il servizio di Telemax. L'ANIFA, Associazione di Imprese Funebri, lancia un appello ai candidati alle elezioni regionali del 10 febbraio. È necessaria una riforma del settore. In questa campagna elettorale, ormai alle battute finali, nessun candidato si è occupato della questione, lamenta Rullo, che torna a ribadire i problemi già denunciati all'opinione pubblica negli ultimi anni. Il fenomeno del racket, del caro estinto, piaga italiana che non conosce confini regionali, è di pochi giorni fa la notizia di 30 arresti a Bologna. E la privatizzazione dei cimiteri comunali con costi esosi che ricadono sulla famiglia dolente. L'onanza funebre artigiana, quella vera, è vittima di questa, come dire, deriva illegale. Si può fare tanto in prevenzione. Noi non, assolutamente non diciamo che l'Abruzzo ha un'emergenza di racket, ma si può fare molta prevenzione. Noi siamo convinti che la strada che è stata intrapresa in questi ultimi tempi è sbagliata e contro l'interesse generale. Contro l'interesse delle famiglie dolenti. Certamente, contro l'interesse delle famiglie dolenti, che sono le prime vittime. La costruzione dei cimiteri, il diritto alla sepoltura è garantito dalla legge italiana e deve essere lo Stato a garantirlo per legge. Il privato in questo senso non può intervenire.
Ma questo, e quindi questo responsabilizza il pubblico in una gestione seria di questi servizi, da non confondere poi con le attività commerciali ad esse connesse. Se invece si fa confusione in maniera colposa o dolosa, le cose cambiano perché poi le conseguenze ricadono sulle famiglie. Ed ora la cronaca. È morto questa mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile di Pescara un uomo di 60 anni che 2 giorni fa era rimasto gravemente ferito in un cantiere edile dove era precipitato da un'altezza di 4 metri riportando un trauma cranico. I carabinieri hanno già provveduto al sequestro del cantiere. L'uomo direttore dei lavori del cantiere in zona Colli era stato subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ed ora ci spostiamo a casa Tocco da Casauria, dove un trentenne si è barricato in casa in provincia di Pescara, minacciando di uccidere il padre tenuto in ostaggio con un coltello. Andiamo in diretta con Paolo Renzetti. Paolo, qual è la situazione? Sì, buongiorno, buongiorno da Tocco da Casauria, siamo qui è caduta la linea. Caduta la Non è linea. Lo caduta stai la linea. Ti provando? sentiamo Paolo, vai avanti. È caduta la linea. Ti sentiamo Paolo. Però se stai in diretta che cazzo ti blocco? Allora andiamo avanti, c'è qualche problema con il collegamento e allora ci spostiamo Selezionate dalla giuria le terne finaliste della 17ª edizione del Premio Nazionale Giuseppe Prisco alla lealtà e correttezza sportiva. La premiazione ci sarà il 13 maggio a Chieti presso il Teatro Marrucino, il servizio di Vestina News. Sono state selezionate a Bolognano, presso l'azienda vitivinicola Zaccagnini, le terne finaliste della 17ª edizione del Premio Nazionale Giuseppe Prisco alla correttezza e lealtà sportiva. Il presidente del comitato organizzatore Marcello Zaccagnini, unitamente alla giuria presieduta da Sergio Zavoli e dai giornalisti Italo Cucci, Gianni Mura, Giampaolo Ormezzano, Marco Civoli, Franco Zappacosta e Ilaria D'Amico, hanno deciso di selezionare come finalisti Giuseppe Marotta dell'Inter, Francesco Colombarini della SPAL e Fabio Paratici della Juventus per la categoria dirigenti di società. Per la categoria allenatori selezionati Roberto De Zerbi del Sassuolo, Leonardo Semplici della SPAL e Roberto D'Aversa del Parma. Infine, per quanto riguarda la categoria calciatori, i finalisti sono Koulidou Koulibaly del Napoli, Federico Chiesa, talentino della Fiorentina e Zapata, bomber dell'Atalanta. La stessa giuria poi ha selezionato la terna da cui uscirà il nome del vincitore del 15º premio speciale di giornalismo Nando Martellini, scomparso nel 2004 e membro della giuria del premio. I nomi sono Maurizio Compagnoni, voce di Sky Sport, Alberto Rimedio di Rai Sport e Donatella Scarnati, sempre di Rai Sport. Il premio speciale della giuria invece andrà al cavaliere Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter. L'iniziativa, come ogni anno, si propone di attribuire un premio a chi maggiormente, mantenendo uno stile di comportamento responsabile, ha saputo accettare sportivamente la sconfitta e sdrammatizzare gli episodi controversi. I vincitori, proclamati nelle prossime settimane, saranno premiati con un'opera del maestro Mimmo Paladino, lunedì 13 maggio alle ore 11, presso il Teatro Marrucino di Ed ora torniamo a Tocco da Casauria con Paolo Renzetti. Paolo, ci senti? Sì, grazie, grazie Ludovica. Prendiamo la linea da Tocco da Casauria. Siamo in via 20 settembre, proprio all'ingresso del piccolo centro in provincia di Pescara, dove da alcune ore questo giovane 28enne Luca Settembrini tiene in ostaggio all'interno dell'abitazione di famiglia il padre. È accaduto tutto poco prima delle 10, quando secondo delle notizie che sono ancora frammentarie, perché non ci è stato ovviamente concesso di avvicinarci all'abitazione. Dicevo, dove, secondo queste notizie, il giovane ha avuto un litigio, un alterco con il padre e dopo lo ha minacciato, ha iniziato a minacciarlo. Non si sa se armato di un coltello, non sicuramente di un'arma da fuoco, e con questo coltello tiene a fianco a sé, proprio minacciandolo già da diverse ore
l'anziano padre. Diciamo che la situazione qui è sotto controllo, nel senso che Ludovica ci sono i carabinieri e pochi minuti fa, una ventina di minuti fa, è arrivato qui a Tocco da Casauria da Roma un nucleo speciale di carabinieri, proprio specializzato in particolari operazioni per eventualmente, se non si riuscirà a far desistere da questa azione il 28enne, ovviamente bisognerà provvedere con il blitz. Ci sarà l'irruzione all'interno di questa abitazione di un solo piano qui alle nostre spalle in via 20 settembre, sperando ovviamente, dando la precedenza proprio a salvaguardare le due vite, quelle del giovane e dell'anziano papà. Bisogna dire che già da alcune ore, Ludovica, sono in corso delle trattative ovviamente tra le forze dell'ordine e Luca Settembrini. C'è un mediatore dei carabinieri che sta parlando con lui già da parecchio, intorno alle 10:30 è iniziato questo lungo colloquio. Il giovane per il momento non vuol sapere di desistere dalla sua azione e tra l'altro è presente anche un medico della ASL, c'è anche uno psicologo, perché si sta cercando in tutti i modi di convincere questo 28enne ad aprire la porta di casa e a far entrare al suo interno le forze dell'ordine. Forze dell'ordine che sono presenti con i vertici dell'arma dei carabinieri del comando provinciale di Pescara. Ludovica, infatti, presente il colonnello Marco Riscaldati, che è proprio il comandante provinciale dei carabinieri di Pescara. C'è anche il tenente colonnello Gaetano La Rocca, il comandante del reparto operativo dei carabinieri del comando provinciale di Pescara, e c'è anche il vicecomandante della compagnia carabinieri di Popoli, competente territorialmente, il tenente Tonino Marinuccio, ovviamente oltre ai militari della stazione e ai rinforzi che sono arrivati proprio dal comando provinciale di Pescara. Situazione al momento che non registra ulteriori novità. Come detto, però, i carabinieri del nucleo speciale arrivati da Roma sono già pronti, già da diversi minuti, per il blitz che verrà portato a termine qualora non si riuscisse a trovare un accordo con Luca Settembrini, a farlo desistere proprio dalla sua azione. Sono presenti ovviamente anche i sanitari del 118 con alcune ambulanze, e ci sono anche i vigili del fuoco di Pescara e i vigili urbani proprio del piccolo centro qui in provincia di Pescara. Si sta continuando a trattare, ma l'impressione è che da un momento all'altro possa essere presa la decisione di fare il blitz all'interno di questa abitazione, dove da questa mattina alle 10 questo 28enne tiene ostaggio il padre. Per il momento è tutto. Se non ci sono domande, da Tocco da Casauria, linea che può tornare allo studio. Se ci sono novità, aggiorna. Ti restituiamo poi la linea. È stato presentato questa mattina il nuovo indirizzo di studi per operatore del mare, che verrà attivato dall'IPSAS di Marzio Michetti di Pescara in collaborazione con il FLAG. Vediamo. Creare una moderna figura professionale che si inserisca in vari settori produttivi legati alla tecnologia e all'economia marina è l'obiettivo del corso di studi per operatore del mare, che sarà attivo dal prossimo anno scolastico all'IPSAS di Marzio Michetti di Pescara. Abbiamo avuto questa volontà di riportare la gente al suo sbocco naturale, che era proprio il mare, e nasce anche dall'intento di FLAG Costa Pescara di lavorare con noi, di darci quel supporto tecnico-professionale che per noi è indispensabile, perché parlare di mare solo in un'aula non va bene, non rende l'idea di quello che sarà il lavoro e non ti dà la professionalità. Parlare di mare sia in aula ma anche poi in loco con le imbarcazioni in mezzo al mare, con le attività produttive, cambia completamente l'approccio. Il corso è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze che amano il mare, che sono appassionati di mare e che lì in quell'ambito si vogliono impegnare.
Io lo rivolgerei anche a coloro che amano le imbarcazioni in particolare, perché la gestione dell'imbarcazione in mare è un compito di grande importanza e grande responsabilità. L'operatore del mare ha avuto purtroppo una caduta di presenze. Sarà fondamentale ripristinarlo, perché è fondamentale a supporto di tutti coloro che nel mare ci hanno un'attività. Noi mettiamo a disposizione della scuola, dell'Istituto di Marzio, la nostra esperienza e le nostre professioni per far conoscere quanto più possibile le opportunità che il mare nella sua completezza, 360 gradi, offre a coloro che hanno intenzione di cominciare a studiarlo in maniera seria. Esercito e protezione civile insieme in una maxi esercitazione Water Life, per essere addestrati e operare insieme in caso di calamità naturali. Il servizio di Daniela Rosone. Una maxi esercitazione, quella messa in campo dall'esercito e dall'ANA con la protezione civile, che nei comuni di Lucola e Rocca di Cambio ha visto schierati circa 200 uomini e donne per White Relief. Nel corso dell'esercitazione, divisa in due giornate che si è appena conclusa, è stato testato il sistema operativo con personale di organizzazioni diverse che hanno lavorato assieme per poter rispondere in maniera sempre più efficace alle calamità. Parte integrante dell'esercitazione, organizzata dal Nono Alpini, il Battaglione Vicenza, l'unità nata nel 2017 per avere proprio sul territorio assetti di pronto impiego. Hanno partecipato anche militari provenienti dal 1° Reggimento Nizza Cavalleria, dal 28° Pavia, dal 41° Reggimento Trasmissioni Cordenons, dall'8° Guastatori Paracadutisti, supportati da elicotteri appartenenti al 3° Reggimento per operazioni speciali. Accanto a loro hanno operato squadre di protezione civile e sanità dell'ANA Sezione Abruzzi e anche il reparto operativo di emergenza del Corpo Militare del Sovrano Ordine di Malta. In questo caso sono state simulate delle calamità, ma in realtà l'esercito è già intervenuto nelle nevicate del 2017 e in altre occasioni, mettendo a disposizione della popolazione uomini e mezzi, anche ad esempio per ripristinare la viabilità compromessa dopo Rigopiano e Amatrice. A Lucoli è stato montato l'accampamento per l'accoglienza e il ricovero degli sfollati, oltre al posto medico avanzato, alla sala radio con dispositivi per la geolocalizzazione degli assetti sul campo. Ogni team possiede infatti un apparato radio GPS per permettere alla sala operativa di visualizzare la posizione del personale ogni 15 secondi. I militari nell'esercitazione hanno raggiunto aree a Casamaina interdette per la presenza di neve, portando medicinali e viveri alle persone isolate. In un altro caso è stata assistita una donna all'8° mese di gravidanza. Hanno destato interesse anche le altre parti dell'esercitazione, come quando al Nono viene chiesto di assistere un furgone portavalori rimasto bloccato a Campo Felice. Spettacolare poi il recupero di un alpinista, travolto con altri 3 compagni di escursione, da una slavina nei pressi di Rifugio Lantino, con l'intervento del nucleo Metemont con il Combat Weather Team, impegnato invece nell'elaborazione degli impatti meteo sulle operazioni di recupero. È intervenuto in questo caso l'elicottero del 3° Reos, assieme alla squadra di soccorso del 9° Alpini. Il reggimento Guastatori Folgore invece è intervenuto per mettere in sicurezza l'area della miniera di bauxite adiacente alla piana di Campo Felice, che ha provocato l'esplosione che ha generato la slavina. Questa esercitazione è il proseguimento di una serie di quello che abbiamo fatto fino ad oggi ed è un sistema per migliorare i rapporti tra l'esercito e la protezione civile, sia nazionale che regionale. Da questa mattina il centro storico di Teramo profuma di cacao per la presenza di oltre 30 maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia che espongono in Piazza Martiri. È iniziato il Festival del Cioccolato organizzato da Casartigiani che durerà fino a domenica. Per noi Tania Bonnici Castelli. Abbiamo un problema tecnico, andiamo avanti e passiamo a questo punto allo sport. Si terrà il 7 febbraio l'udienza a carico dei 2 ultra dell'Avezzano Calcio, unici 2 imputati per gli scontri avvenuti dopo il match Avezzano-Cesena fuori dal De Marzi. La difesa dei 2 ragazzi sta cercando un'intesa con la procura per un patteggiamento. Il servizio di Christine Santucci.
Una partita, quella tra Cesena ed Avezzano dello scorso 16 settembre 2018, diventata un caso a causa degli scontri tra le tifoserie delle due squadre di Serie D. Due gli imputati, Luca Sorgi e Stefano Tirabassi, difesi rispettivamente dagli avvocati Cristian Carpineta e Antonio Milo. L'udienza è fissata al prossimo 7 febbraio. In attesa di quella data, i legali difensori però cercano di trovare un'intesa con la procura. Secondo i capi di imputazione, i due imputati rischiano fino a 15 anni. Un'intesa che al momento non abbiamo, però ci stiamo lavorando perché i capi di imputazione sono tanti, noi non riteniamo questi capi di imputazione giusti, in realtà avremmo voglia di difendere i ragazzi proprio nel merito, però ci rendiamo conto che la gogna mediatica è stata elevata e soprattutto i rischi che loro possono correre con un processo di questo tipo. Processi con così elevate pene, tenendo conto che sono due ragazzi, che sono due bravissime persone, due ragazzi incensurati e tutto quanto, devi fare i conti anche con quello che loro possono rischiare alla fine. Qualora non si riuscisse invece a trovare questo punto d'intesa con la procura, allora che scenario si configurerebbe? Sarebbe un bel problema, sarebbe, perché siamo veramente divisi tra un rito abbreviato condizionato all'escussione di alcuni testimoni, perché il rito abbreviato in gergo è la decisione allo stato degli atti, quindi c'è, in sintesi, quello che ha in mano la procura diventa già prova, e quindi se loro hanno un video del mio cliente che fa qualcosa che non deve fare diventa una prova a tutti gli effetti. Alla luce di questo, il rito abbreviato ti offre la grande possibilità di avere uno sconto secco della pena di un terzo. Allora la soluzione quale poteva essere? Un patteggiamento allargato, magari ottenendo l'assoluzione su diversi capi di quelle imputazioni, perché molti sono inconsistenti. Ritorniamo al punto di prima, sarebbe stato il caso forse di non fare questo direttissimo, bensì di processare tutti i ragazzi, quelli dell'Avezzano, quelli del Cesena. Qui non stiamo chiedendo che non debbano essere fatte le cose, assolutamente la giustizia deve avere il suo corso, però avevamo diritto di avere un processo unitario. Ed ora torniamo a Teramo per il Festival del Cioccolato. Profumo di cacao, prelibatezze dolci e specialità deliziose esposte da ditte provenienti da tutta Italia. È il Festival del Cioccolato a Teramo, una 3 giorni di meraviglie e fantasie che hanno attirato a Piazza Martiri un pubblico di adulti e di tanti bambini. Qual è la sua specialità? Allora, la nostra specialità, essendo l'azienda siciliana, abbiamo i cubetti al pistacchio e i tartufi al pistacchio, che sono delle prelibatezze. Abbiamo anche la crema spalmabile al pistacchio, che vendiamo molto bene. Quindi voi venite dalla Sicilia? Sì, veniamo dalla Sicilia, però giriamo tutta l'Italia. L'iniziativa, la sua seconda edizione, è stata realizzata dall'associazione di categoria Casartigiani in collaborazione con il Comune di Teramo e la Camera di Commercio. Oggi questa piazza è un paradiso del gusto e del dolce. Estende di ottima qualità, tutte le regioni più importanti del cioccolato presenti, molti espositori teramani che hanno dato vita a delle creazioni particolari sfruttando proprio il nostro territorio, le proprie potenzialità. È una bella soddisfazione, siamo contenti come Casartigiani di aver realizzato questo evento con la collaborazione dell'amministrazione comunale e della Camera di Commercio. Non solo cioccolato però al Festival del Cioccolato a Teramo, anche laboratori culturali con la prima fabbrica itinerante del cioccolato in Europa, grazie alla quale si scoprono le origini e la lavorazione delle bacche di cacao. E poi c'è chi inventa nuovi prodotti come il confetto zafferino. Lei coltiva lo zafferano e produce cioccolatino allo zafferano, sì, e confetti allo zafferano. Come le è venuta questa idea? Allora, ci è venuta innanzitutto qualche anno fa, ci siamo incontrati con un professore della scuola alberghiera di Giulianova e abbiamo deciso di creare questo cioccolatino. Praticamente questo è un cioccolatino che all'interno è costituito da solo 3 ingredienti: cioccolato, uva, tipicamente di questo luogo, Montepulciano, e il mio zafferano, tutto in biologico naturalmente. Ed ora la pagina sportiva. Si è chiuso ieri alle 20 il mercato sia per il Teramo che per il Pescara. Andiamo a vedere com'è andata. È in uscita il movimento più importante formalizzato dal Pescara nell'ultimo giorno di mercato. José Machin si trasferisce al Parma. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto per una cifra di 2 milioni più bonus. La metà di questo prezzo finirà nelle casse della Roma, come pattuito la scorsa estate coi giallorossi al momento del riscatto. Il Parma ha sorpassato il Genoa, società alla quale Machin è stato accostato per tutto il mese di gennaio senza andare all'affondo definitivo, che invece il Parma ha portato d'improvviso ieri pomeriggio per
poi chiudere l'operazione in mattinata. Con il giallo, perché da quanto raccolto, a precedere l'epilogo della trattativa è stata la separazione tra Macin e il suo procuratore, l'agente Donato Di Campi, che appena 3 giorni fa, domenica sera, aveva alzato la voce dopo l'esclusione del suo assistito dalla formazione titolare schierata da Pillon a Livorno. Il trasferimento è stato gestito da Simone Pepe. D'altro canto, proprio dal Parma, il Pescara ha acquistato l'esterno basso di sinistra Giovanni Pinto in prestito fino a giugno. Rimasto fuori lista coi Ducali nei primi 6 mesi di stagione, il giocatore ha disputato una buona seconda parte di campionato lo scorso anno nell'Ascoli di Serse Cosmi. Sarà Pinto l'alternativa a Cristiano Del Grosso. Il suo arrivo, peraltro, ha fatto decadere la trattativa tra il Pescara e Nicola Falasco del Perugia, che sembrava molto vicino questa mattina. È evidente la mancanza del grande colpo in entrata, del centravanti in particolare. Nulla da fare per Daniel Ciofani, che resta al Frosinone, nessun passo indietro del club ciociaro e operazione che il Pescara non ha concretizzato perché il milione richiesto era una somma troppo alta e vi era indisponibilità del giocatore e dello stesso Frosinone a perfezionare una cessione in prestito. Fabio Ceravolo, dopo aver rifiutato la Salernitana, ha deciso di restare a Parma. Nessuno sviluppo anche per il settore esterni d'attacco, né per Mirko Carretta della Cremonese, per il quale si era ipotizzato uno scambio con Marras, né per il nome dell'ultim'ora, l'ivoriano Yacoub Meite del Reading, squadra della Serie B inglese. E allora restano a Pescara Gaetano Monachello, Cristian Capone e Nando Del Sole, che ha rifiutato in extremis la proposta del Cosenza. Come vi abbiamo anticipato 2 giorni fa, il Pescara non ha tesserato Matteo Oliviero, che invece ha firmato con il Fano fino a giugno, mentre Leonardo Malocu, rientrato dalla squadra di Epifani, è stato girato alla Fermana. Sempre dal Fano, poi, il Pescara ha acquistato il portiere Filippo Baglioli, classe 2002, a titolo definitivo. A consuntivo della sessione di gennaio di mercato, il Pescara ha ceduto Fornasier al Venezia, Palazzi al Monza tramite l'Inter, Gravion all'Inter, ma restando in biancazzurro in prestito fino a giugno, e Macin al Parma. In entrata, Bettella in prestito dall'Atalanta, Sottil in prestito dalla Fiorentina, l'uruguaiano Bellini in prestito con diritto di riscatto dal Wanderers di Montevideo e Bruno dal Livorno, più i giovani Zappa dall'Inter, ma dalla prossima estate, Scimia rientrato dal Fano e Baglioli sempre dal Fano. Sfumato giorni fa il trasferimento alla San Benedettese di Scalera. Tanti arrivi, parecchie cessioni, ma non tutte quelle che il diavolo avrebbe voluto. L'ultimo giorno di mercato del Teramo porta in dote Madrigali, difensore classe 1995, scuola fiorentina. Arriva in biancorosso in prestito fino a giugno, all'interno dello scambio che ha portato Yoad Ferretti alla Lucchese, squadra di provenienza proprio di Madrigali. Dunque né Cason né Della Giovanna, il primo della Virtus Francavilla, perché non si è concretizzato un altro scambio, quello che avrebbe portato Altobelli in Puglia. Il secondo invece è sfumato proprio nel momento in cui il Teramo ha intravisto la possibilità di disfarsi di Ferretti, che non rientra nei piani di Maurizi e della società. Ma la mancata partenza di Altobelli crea comunque un piccolo problema di sovraffollamento dietro, perché è vero che Speranza è ancora out, ma il diavolo si era già assicurato Polak, ora Madrigali, mentre a sinistra non c'è un vero sostituto dell'infortunato Celli, vista la partenza di Mastrilli. La società, però, non trovando acquirenti, ha rescisso anche i contratti con Vitale Di Renzo per il difensore. Il mancato impiego prolungato impediva di intravedere una prospettiva all'interno della rosa. Il centravanti, allo stesso modo, non avrebbe avuto spazio, vista l'arrivo sia di Sparacello che di Infantino. Le gerarchie davanti sono cambiate e per l'ex Prosesto le porte sarebbero state chiuse. Ora è libero di trovare una squadra per la seconda parte di stagione. L'affare centrale, però, quello che avrebbe dovuto portare Lewandowski al Perugia, è saltato proprio nelle ultime ore. La strada, già complicata di suo, sarebbe diventata impraticabile nelle prime ore del pomeriggio, vista la bassa offerta da parte della società umbra. L'introito che sarebbe derivato dalla cessione dell'estremo difensore polacco avrebbe potuto aiutare ad impostare qualche trattativa last minute, che dunque non ha potuto vedere la luce. A questo punto, con Giorgi, Sparacello, Infantino, Polak, Spinozzi e Madrigali, si chiude ufficialmente il mercato biancorosso. Da domani in poi le trattative potranno riguardare solamente i giocatori senza contratto. L'organico, con le tante uscite, è rinnovato profondamente. Sono andati via Piccioni, Bacio Terracino, Zenoni, Mastrilli, Natale, Vitale, Di Renzo e Ferretti. Molti di questi avrebbero dovuto rappresentare la spina dorsale di una squadra appresa in corsa da Genoa e Maurizio, e che adesso, anche sulla base delle sue indicazioni, cercherà la salvezza con un volto decisamente diverso. Prima di chiudere, torniamo a Tocco da Casauria, da Paolo Renzetti, perché ci sono delle novità.
Sì, grazie della linea Ludovica, siamo in diretta sempre qui da Tocco da Casauria. Potrebbe esserci una svolta da qui a qualche minuto presso l'abitazione di via 20 Settembre, dove da questa mattina dopo le 9.30 Luca Settembrini si è barricato con il padre minacciandolo con un coltello, perché sembra, ovviamente sono voci che abbiamo raccolto qualche secondo fa, sembra che il giovane abbia deciso di uscire dall'abitazione con il padre, sembra essersi convinto a desistere dalla sua azione. Vedete alle mie spalle, con le immagini del nostro tecnico Loris, alle mie spalle le ambulanze sono state fatte avvicinare proprio nelle prospicienze proprio della porta dell'abitazione per permettere, crediamo, proprio al giovane e al padre di essere caricati sopra delle ambulanze. Non sono ancora usciti padre e figlio, ma da quello che siamo riusciti a sapere potrebbe essere davvero questione di qualche minuto, anche perché i carabinieri del nucleo speciale arrivati da Roma si sono tolti le attrezzature, i caschi e i giubbotti antiproiettile che si erano messi ovviamente per l'eventuale blitz all'interno dell'abitazione, e dunque anche questo fa presupporre che tra qualche minuto potrebbe il giovane decidere di uscire dall'abitazione assieme al padre. Per il momento è tutto da Tocco da Casauria, linea a te. Grazie Paolo. E anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che potrete rivedere i nostri servizi sul sito internet www.tv6.it. Appuntamento con l'informazione alle 19. Buon proseguimento di giornata.